Prendiamo la lezione, congelamento, refrigerazione. Allora, riprendiamo con la conservazione con il freddo. Come abbiamo visto, abbiamo operato una bella carrellata su quelle che sono le tecniche utilizzate per la conservazione degli alimenti, trattamenti tutti fisici. Abbiamo visto la concentrazione, la sterilizzazione, quelle che è la pastorizzazione, delle tecniche più o meno diverse che garantivano certe caratteristiche. Siamo passati poi addirittura alla liofilizzazione, all'utilizzo addirittura di radiazioni ionizzanti. Mancava in questo elenco evidentemente la conservazione con il freddo. Già ricordo per la cronaca che comunque il freddo non significa assolutamente che andiamo ad eliminare i microrganismi, anzi questi vengono conservati. Infatti il freddo non ha azione risanante, in quanto non va ad eliminare i microrganismi, ma se ci sono microrganismi patogeni e non, rimangono tali. Refrigerare, quando si parla di refrigerazione, si sta intervenendo su temperature dell'ordine meno 1 circa 10 gradi centigradi, quindi sono tutto sommato delle temperature positive. L'acqua ancora si trova allo stato liquido. I sistemi utilizzati, ancora possiamo utilizzare sempre il freddo con sistemi congelati o surgelati, dove vedremo c'è una bella differenza. I sistemi congelati e surgelati, la temperatura di raggiungimento delle temperature è molto diversa, perché i congelati impiegano più tempo, i surgelati si raggiungono temperature più basse in intervalli di tempo inferiori. Naturalmente le basse temperature che cosa fanno? Rallentano le reazioni chimiche, reazioni enzimatiche in particolare vengono rallentate moltissimo, però gli enzimi non si disattivano come tale, manco i microrganismi che rimangono ancora, certo le loro attività metaboliche sono rallentate ma non vengono eliminate. Per quanto riguarda lo sviluppo microbico, la resistenza di questi microrganismi dipende dalla tipologia di microrganismo, perché ci sono alcuni microrganismi di tipo psicrofilo che sono resistenti alle basse temperature. Dipende dalla fase di sviluppo, dipende dalla temperatura e tempo di trattamento, evidentemente, la temperatura e tempi di conservazione dal mezzo e ovviamente dipende anche dall'acqua libera presente nell'alimento. I fattori principali che determinano la conservazione dell'alimento, refrigerato o congelato, dipendono ovviamente dal tipo di alimento, parte della pianta o animale considerata, cioè nel senso che se le parti sono parti della pianta piccoline, evidentemente la temperatura al cuore del prodotto viene raggiunta più velocemente che non per delle pezzature della pianta più grandi. Maturità e modalità di raccolta e taglio del prodotto, ovviamente, se il prodotto ovviamente è ha una maturazione avanzata, magari l'efficacia nel trattamento non è totale. Modalità di conservazione preliminare, se ci sono stati fatti o meno dei trattamenti preliminari sul prodotto per garantire la conservazione. Magari un trattamento termico preliminare significa anche un blanching preliminare in modo da bloccare, rallentare, a eliminare un po' di enzimi, disattivare un po' di enzimi o anche di microrganismi. Trattamento di raffreddamento come viene effettuato, se velocemente o lentamente, magari c'è un abbattitore prima che garantisce l'eliminazione, bloccare un po' la carica microbica. Tipo di confezionamento che noi andiamo ad effettuare, se o meno in contenitori sterili oppure no, temperatura e tempi di conservazione e distribuzione, chiaramente questo è un altro fattore importante. Ovviamente dobbiamo fare attenzione, ecco infatti io l'ho detto, se non c'è una contaminazione crociata, magari
l'apparecchiatura, la confezione è contaminata e quindi poi va a contaminare d'altra parte anche il prodotto. In effetti una delle cose che va fatta comunque è sempre, anche noi quando facciamo le analisi, andiamo a verificare se il contenitore non è o non lo è sterile. Molto, molto spesso può capitare che per motivi che noi non sappiamo che il sistema di sterilizzazione non garantisce sui contenitori, sulle confezioni, la massima igienicità e le condizioni ambientali di ambiente di conservazione. Refrigerazione. La refrigerazione viene condotta su ortaggi, temperature in genere è da 0 gradi con un'umidità relativa del 95%, le patate invece dovrebbe essere compresa tra 4 e 10 gradi e umidità relativa tra 85 e 90%. Frutta ancora tra 1 e 15 gradi e 80-90% di umidità relativa. Teniamo presente che effettivamente qui c'è scritto anche che alcuni tipi di frutta continuano a maturare anche dopo la raccolta, perché sono in grado di, con l'aggiunta o meno di altre sostanze o gas particolari, di continuare la maturazione. Vedi il caso di pesche, mele, kiwi, pere, meloni, pomodori, banane, cachi, albicocche. Poi ci sono quindi quelli non climaterici, non maturano dopo la raccolta, per esempio gli agrumi e uva, che invece quindi bisogna conservare in certe condizioni. La refrigerazione migliora modificando l'atmosfera della cella, in particolare aumentando la quantità di CO2 e riducendo la quantità di ossigeno. Si usa una riduzione della crescita, questo fa sì che ci sia una riduzione della crescita microbica. È chiaro che aumentando la quantità di CO2 e diminuendo la quantità di ossigeno, alcuni processi vengono rallentati. È come se creassimo all'interno della cella un'atmosfera modificata, quindi alcuni processi vengono rallentati ovviamente. Tipologie di atmosfere modificate. La concentrazione di O2, di CO2 e di etilene sono mantenute costanti in modo automatico. L'ossigeno è in genere inferiore al 4%. Naturalmente poi comunque anche in virtù della tipologia di prodotto da conservare, anche in base a quelle che l'azienda che fornisce il gas per l'atmosfera modificata, forniscono loro già degli standard, quindi già si sa più o meno quali sono le condizioni migliori per tipologie di prodotto. Con quest'altra metodologia di atmosfera modificata si modifica l'atmosfera all'inizio, poi si lascia che cambi naturalmente, diminuisce l'ossigeno ed aumenta la CO2. Quindi si fornisce uno standard iniziale, poi successivamente, man mano che avviene la respirazione da parte dei frutti, evidentemente la quantità di CO2 aumenta, l'ossigeno diminuisce, o che alcune reazioni avvengano, evidentemente la quantità di ossigeno diminuisce e la CO2 aumenta. Ancora c'è un altro, modificata atmosphere packaging, MAP, si modifica l'atmosfera a contatto con l'alimento in fase di conservazione. Congelamento, si porta l'alimento a temperature molto basse che determinano la cristallizzazione dell'acqua e la solidificazione del prodotto. Il punto di congelamento o punto di gelo, punto crioscopico negli alimenti è compreso tra meno 0,5 e meno 4 per diversi soluti. L'acqua legata costituisce circa compresa tra il 2 e il 5%. L'acqua libera è liquida con soluti disciolti in essa, la cui concentrazione ne determina il punto di congelamento. Il congelamento consente lunghe conservazioni, ma si hanno perdite per la bassa velocità di penetrazione del freddo. Eccolo qua, è una cosa importante, che determina la spaccatura dei tessuti. Allora, uno dei problemi che si ha nel congelamento è appunto il fatto che la temperatura con cui
questo l'abbiamo già detto prima, effettivamente il congelamento è una tecnica di conservazione degli alimenti che è molto lento, come tale di conseguenza il tempo impiegato per il raffreddamento è lento, circa un centimetro ora, inferiore a un centimetro ora, quindi di conseguenza l'acqua nel cristallizzarsi forma dei cristalli molto grossi, quindi c'è il tempo da parte delle molecole di acqua di sistemarsi nelle migliori condizioni. Eh sì, e quindi di conseguenza questi vanno a rompere la membrana cellulare dei frutti che si va a congelare. Quindi di conseguenza c'è possibilità di perdita anche successivamente poi al scongelamento di perdita di liquidi, perché le cellule sono state rotte. Questo sicuramente non garantisce le caratteristiche organolettiche del prodotto. Invece è ben diverso il discorso nella surgelazione. Ecco qua, e abbassando la temperatura si separano il ghiaccio e le sostanze insolubili dall'acqua liquida e dai sali in soluzione. Aumenta la concentrazione, diminuisce il punto di congelamento. Il totale congelamento in genere non si verifica poiché l'acqua legata ha un punto di congelamento molto inferiore a quello dell'acqua libera, circa meno 40. Quindi negli alimenti congelati una parte dell'acqua, dal 2 al 15%, è ancora liquida. Deterioramento anche se rallentato. Un prodotto congelato ha una sua shelf life. Si hanno due fasi, la nucleazione, cioè comparsa di nuclei di cristallizzazione, e quindi un accrescimento. I nuclei crescono formando dei macrocristalli. Il congelamento lento prevale la fase di accrescimento dei cristalli, pochi cristalli di grandi dimensioni che distruggono le pareti cellulari con danneggiamenti alla struttura e perdite di liquidi. Congelazione casalinga. Congelamento rapido, temperatura inferiore a meno 30, prevale la fase di nucleazione, molti cristalli di piccole dimensioni. Questo in realtà è un po' si avvicina al surgelamento. Tecniche di congelamento, c'è delle tecniche per contatto con piastre, ci sono delle piastre che portano all'interno un fluido refrigerante, quindi freddo, contatto, raffreddamento, usato per prodotti regolari, cubi di spinaci per esempio, ad aria forzata, prodotto sfuso in un tunnel ad aria a meno 40, quindi il contatto tra il nostro prodotto e l'aria fredda porta al raffreddamento del prodotto. In alcuni casi, e questo è importante, in alcuni casi per alimenti molto piccoli, chiaramente voi capite che per potersi avere un abbassamento della temperatura il prodotto deve essere di piccole dimensioni. Quindi questo lo possiamo applicare magari a fettate di melanzane, nella zona della Castellaneta, Metaponto, ci sono delle aziende che ho seguito effettivamente che utilizzano questo sistema. Tiene in sospensione il prodotto, congelatore a letto fluido, in questo caso ci sono degli getti d'aria che tengono in sospensione il prodotto che viene congelato. Immersione in liquidi incongelabili, il prodotto è sigillato ed immerso in liquidi congelanti. Magari ci sono dei liquidi che vengono dei liquidi all'interno della quale vengono immersi i prodotti che sono già stati sigillati. In questa maniera si sigillano istantaneamente. Con l'uso di agenti congelanti. Il prodotto viene cosparso con azoto liquido e o ghiaccio secco che evaporano dopo il trattamento. Questa è un'altra tecnica, ci si prende l'azoto liquido, si spruzza sul prodotto, l'azoto liquido è una sostanza assolutamente inerte, atossica, e quindi il prodotto rimane congelato in tempo istantaneamente. Anche noi in laboratorio per ottenere prodotti, il prodotto per essere analizzato deve essere congelato in maniera istantanea, utilizziamo il ghiaccio secco, mettiamo, e quindi in pochi secondi il prodotto si può lavorare, si può omogeneizzare meglio. Questa è un'altra tecnica, tra l'altro un sistema per estrarre velocemente per esempio la caffeina dal caffè per avere i decaffeinati.
l'anidride carbonica liquida, si fa passare attraverso il caffè, questa estrae la caffeina e il nostro prodotto è decaffeinato. Quali sono gli effetti del congelamento? Sicuramente ci sono delle variazioni di volume. Congelando il volume dell'acqua aumenta del circa 9%. Voi sapete che l'acqua è una delle rare sostanze che raffreddando aumentano il volume. Quindi rottura delle cellule ed aumento della alterazione con lo scongelamento. Stiamo ripetendo il discorso relativamente alla rottura delle cellule. Cristallizzazione extra intracellulare, con il congelamento lento si cristallizza prima l'acqua extracellulare in quanto meno ricca di soluti, di sali insomma, si ha la disidratazione osmotica delle cellule a cui segue la plasmolisi, rottura praticamente della membrana cellulare. Con il congelamento rapido si forma ghiaccio sia extra che intracellulare, nessun danneggiamento. La concentrazione dei soluti, variazione di pH, forza ionica, cioè vuol dire la concentrazione di sali, pressione osmotica, insolubilizzazione delle proteine, perché aumenta evidentemente la consistenza. Insolubilizzazione di gel, amidi, pectine, aumenta la viscosità in quanto si abbassa la temperatura. E precipitazione di sali e zuccheri che hanno un proprio punto di solubilità. E vabbè, è qui chiaro che c'è sta la danni meccanici, rottura delle cellule e liberazione di enzimi. Vediamo un po' il surgelamento invece, quali vantaggi offre rispetto al congelamento. È chiaro che la surgelazione è un metodo molto rapido. Velocità di penetrazione è maggiore di un centimetro ora. Prodotto confezionato, ovviamente, qui è importantissimo il fatto che le dimensioni del prodotto siano piccole, perché altrimenti quelle velocità di raffreddamento non vengono raggiunte. I vantaggi, struttura stabile, processi biologici inattivati, poche perdite di liquido allo scongelamento. Conservato il prodotto, surgelazione, trasportato a temperature e distribuito a temperature inferiori a meno 18. Questa è una condizione importantissima. Ovviamente questa conservata e trasportata e distribuita a temperature di meno 18 è importantissima in quanto siccome si sta parlando di microorganismi che eventualmente possono esserci sul prodotto, se la catena del freddo viene rotta, quindi nel momento in cui si va poi a distribuire il prodotto, lo si congela, lo si scongela, succede che i microrganismi per temperature diverse da quelle di meno 18 cominciano a moltiplicarsi e quindi anche se il prodotto è surgelato in realtà poi può avere delle conseguenze dal punto di vista sanitario. Questo è un discorso assolutamente importante. Tra l'altro un modo per vedere se il prodotto ha perso o meno, ha subito degli scongelamenti e vedere se è compatto. Prendiamo per esempio i piselli, se i piselli non hanno subito cambiamenti di temperatura si presenteranno tutti quanti separati, se invece hanno subito una rottura della catena del freddo si potranno avere dei pezzi compatti, proprio perché l'acqua si è scongelata e quindi poi successivamente a contatto con altro freddo si è ricompattata e quindi noi avremo dei pezzi. Questa è una tecnica per vedere se il prodotto è stato o meno conservato bene. Infatti, questo dipende, sì. Il lato più gonfio e dall'altro più sgonfio, esatto. E uno si chiede perché, come mai è cambiato? Perché evidentemente la catena del freddo è stata rotta, quindi è un altro consiglio appunto per le casalinghe per poter fare attenzione e notare questi piccoli particolari che aiutano moltissimo. Quindi
se la catena del freddo è stata rotta su quel gelato, facciamo attenzione al fatto che il consumo di quel gelato potrebbe anche comportare dei rischi per la salute. Preparazione del prodotto sul gelato, si suppone prodotti perfetti, varie fasi di lavaggio ovviamente, sbucciature, porzionamento che precedono la lavorazione. Sui vegetali può essere effettuata anche un blanching per evitare, per inattivare gli enzimi e magari per bloccare le reazioni di degrado. Non si utilizzano in queste fasi né conservanti né additivi. Per quanto riguarda la surgelazione, poi c'è il sistema che può essere utilizzato, ripetiamo, può essere contatto con piastre freddi, aria forzata in questo caso, a letto fluido, immersione in liquidi incongelabili o trattamento con agenti criogenici, quale può essere l'azoto o l'anidride carbonica. Il confezionamento può essere fatto in contenitori di alluminio, banda stagnata o materiali plastici vari. Conservazione, catena del freddo, questo è raccomandato. Scongelamento, ecco, questi sono altri consigli, evitare la perdita di liquidi. Industrialmente le cellule di scongelamento sono a temperatura tra 2 e 10 gradi o nel microonde. A casa, temperatura ambiente, in frigo, in forno a microonde, mai acqua calda o fredda sul prodotto diretto, non va fatto in questa maniera. Lo scongelamento completo per pesce, carne, piatti precucinati, frutta e verdura da consumo crudo, parziale per ortaggi e frutta da cuocere, che quindi vanno prese e messe all'interno della pentola, esente per prodotti impanati da friggere. Mai ricongelare il prodotto scongelato. Questo mi pare era intuitivo. Ah, ecco, questi sono gli autori. E vabbè, lo devi mettere all'interno del microonde. Assolutamente sì. O lo fate a temperatura ambiente oppure al microonde. Allora, adesso da questa parte passiamo a considerare alcuni altri un'altra parte che dovremmo andare a considerare, atmosfera protettiva, eccola qua. Allora, adesso volevo parlare un attimino di quelli che sono i prodotti, quelli che sono i prodotti utilizzati nell'industria, perché ne abbiamo già parlato un pochino relativamente ai prodotti che si utilizzano per la disinfezione, infatti. Allora, per quanto riguarda i prodotti della disinfezione ce ne sono diversi tipi. Abbiamo l'ipoclorito, stiamo sempre parlando prodotti ad azione antimicrobiche che vanno ad eliminare i microrganismi. Dunque, in questa carrellata di oggi noi abbiamo visto quali sono i sistemi fisici che ci permettono di eliminare dei microrganismi. Ce n'è ancora degli altri che ci permettono di, dal punto di vista chimico, che ci permettono di eliminare i microrganismi. Ma ovviamente questi prodotti non vanno utilizzati direttamente sull'alimento, ma disinfettare o eliminare un po' di microrganismi nell'ambiente in cui si vanno a manipolare gli alimenti o a somministrare gli alimenti. Abbiamo quindi come prodotti da utilizzare nell'industria alimentare, abbiamo l'ipoclorito che si può usare sia sul tal quale, ma abbiamo o anche il dissolto per disinfettare l'acqua, abbiamo il biossido di cloro, adesso vedremo quali sono le differenze, le cloreammine, lo iodio, iodio di potassio, sono delle sostanze a diversa efficacia,
c'è anche la possibilità di utilizzare l'ozono, perossido di idrogeno, che sono dei disinfettanti, si possono anche utilizzare dei metalli pesanti come il nitrato d'argento o addirittura in alcuni casi disincrostanti che vengono utilizzati nelle cucine, quali di idrossido di sodio di cui ho idrati di calcio o acido solforico, bisogna fare attenzione però nella manipolazione. Vediamo cada uno. Allora, disinfettanti antisettici, abbiamo il cloro, largamente utilizzato, in genere si vende sotto forma di amuchina, il nome che viene utilizzato, è al circa il 12%, come riportato sull'etichetta, bisogna utilizzare un litro circa per ogni 10.000 litri di acqua. Può essere utilizzato anche il biossido di cloro, ma in realtà questo lo sconsiglio, questo viene utilizzato più nella disinfezione degli impianti, o addirittura si può anche utilizzare la cloramina nella disinfezione delle acque, delle superfici, di contenitori della frutta e come antisettico cutaneo anche. In rapporto al tipo di impiego di queste sostanze è necessario allestire idonee diluizioni, ho detto circa un litro ogni 10.000. L'azione dei composti del cloro è fortemente ossidante per la liberazione di cloro radicalico, come l'ossigeno ascende, per la combinazione del cloro con le proteine della membrana cellulare. Quindi l'azione del cloro è dovuta all'azione, all'attacco da parte del cloro che si sviluppa sulla membrana cellulare. E qui sta l'efficacia, evidentemente, del cloro. Si utilizzano spesso aceto eccetera, ma non ha questo effetto. Lo iodio è largamente impiegato come antisettico cutaneo in soluzione alcolica. In soluzione alcolica lo 0,5-0,2% possiede azione battericida molto energica, rivolta contro le cellule batteriche, contro le strutture sporali, in rapporto alla capacità, quindi nei macelli, nelle attività dove si va a fare la lavorazione delle carni, è molto efficace i prodotti a base di iodio. Anche, sono in commercio anche miscele di iodio e sostanze tensioattivi, composti iodofori, composti dell'ossigeno. Composti dell'ossigeno, quindi stiamo parlando di prodotti a base di ozono. Nelle attività di produzione del pescato viene molto spesso utilizzato per disinfettare l'acqua e quindi poi la stessa acqua che poi andrà per esempio nei centri di stabulazione, nell'industria di stabulazione dei mitili. Tra i composti dell'ossigeno devono essere ricordati l'acqua ossigenata e l'ozono. L'ozono sono energici ossidanti poiché sono in grado di liberare ossigeno nascente, mentre l'acqua ossigenata impiega in opportune diluizioni come antisettico. L'ozono invece è utilizzato soprattutto nei processi di potabilizzazione delle acque, infatti l'acqua ossigenata non si può utilizzare nella potabilizzazione, invece lo si può fare con l'ozono. Interessanti ancora sono l'utilizzo di metalli pesanti. Numerosi metalli pesanti possiedono un'elevata attività microbica. Tra questi possono essere ricordati i sali di mercurio, mercurio cromo e metilato di sodio, nitrato d'argento, questo è abbastanza... infatti si parla spesso di sali, dentifrici a base di sali d'argento, trattamenti dell'acqua a base di... sali d'argento, proprio perché ha un'azione battericida l'argento, mentre il nitrato d'argento è stato impiegato per lungo tempo come antiblenoragico nelle installazioni oculari dei neonati. Anche le basi e gli acidi si possono utilizzare come disinfettanti, però questi hanno un forte potere corrosivo e sono scarsamente quindi utilizzati. I prodotti a base di idrossido di sodio vengono utilizzati come disincrostanti nell'industria, nelle cucine, nelle industrie alimentari, insomma.
variazioni del pH, proprio quando si utilizzano i idrossidi di sodio, alterano la solubilità delle sostanze disciolte nell'ambiente di crescita, le proteine di membrana e gli enzimi cellulari. Queste alterazioni possono produrre gravi danni strutturali e funzionali alle cellule fino alla morte cellulare. Sono impiegati per il trattamento degli ambienti molto inquinati. Tra gli acidi e le basi più utilizzati possono essere ricordati l'acido solforico, l'idrato di calcio e l'idrato di sodio. Alcoli, anche questi sono abbastanza utilizzati nelle industrie alimentari. Quello più comunemente impiegato è l'alcol etilico, la concentrazione del 50-70% in soluzione acquosa. Presenta però, ahimè, una discreta efficacia nei confronti delle forme vegetative, quindi non è consigliato. Si utilizza anche l'aceto, ma non ha una grossa efficacia. È del tutto inefficace nei confronti delle spore e dei microrganismi, dotati di una elevata resistenza come il bacillo tubercolare. Gli effetti microbici sono conseguenti alla denaturazione delle proteine e alla solubilizzazione dei lipidi. Gli alcoli sono stati largamente impiegati come antisettici cutanei, ma sono fortemente irritanti per le mucose e per i tessuti in genere. Poi ci sono i composti a base di fenoli, comprendono il fenolo, o cosiddetto acido fenico, e l'esaclorofene in soluzione al 2%, possiedono un'importante capacità microbicida per la capacità denaturante, ma che insomma non ha grossi riscontri realmente nell'industria alimentare. Ancora usato, questo è specialmente nelle sale operatorie o ambienti dove deve essere garantita un'alta asetticità, la formaldeide e l'ossido di etilene. Questo è altamente disinfettante. Insomma, sono attivi su tutte le forme microbiche, comprese le spore. La loro azione è conseguente alla denaturazione delle proteine e degli acidi nucleici. La formaldeide è impiegata sotto forma gassosa nella sterilizzazione ambientale e sotto forma liquida, formalina cosiddetta, nella disinfezione degli strumenti. L'ossido di etilene è utilizzato in forma gassosa sterilizzazione di strumenti e materiali termolabili. Sia la formaldeide che l'ossido di etilene possiedono un'azione fortemente irritante e tossica. Queste sono altamente pericolose. E da tenere in considerazione l'infiammabilità dell'ossido di etilene, che può evidentemente esplodere. Interessanti attualmente, quindi sono quelli che poi sono quelli consigliati per quanto riguarda la disinfezione degli ambienti di lavoro, sono i detergenti anionici e cationici. In generale viene consigliato, proprio per il discorso che andremo a fare domani relativamente all'autocontrollo, quindi alla disinfezione degli ambienti di lavoro per quanto riguarda attiene alle industrie alimentari, l'utilizzo di sali di ammonio, i detergenti a base di sali di ammonio quaternari ed in particolare il cloruro di benzalconio. Questo è consigliato secondo le direttive europee, uno di quelli più indicati per la disinfezione. L'azione di questi composti è piuttosto complessa, comunque solubilizzano la membrana, denaturano le proteine e inibiscono l'attività enzimatica. Sono attivi nei confronti di gran parte delle forme microbiche come batteri, protozoi, micromiceti e virus. Sono largamente impiegati come antisettici cutanei e nella disinfezione di superfici, indumenti e oggetti. Tra i detergenti anionici possono essere ricordati i saponi e il sodio laurilsolfato. Sono impiegati nell'igiene personale delle superfici. Chiaramente poi ci sono altri antimicrobici di altra natura. Quindi io direi che questi qua è da consigliare in un'attività alimentare. Tra gli
antibiotici o i prodotti antimicrobici, ricordiamo per esempio i sulfammidici, antimicrobici ad azione batteriostatica attivi su una certa fascia di microrganismi. Va bene, vediamo di riassumere un attimino per poter prepararci per la prossima, per domani. Praticamente oggi abbiamo fatto una ampia carrellata su quelle che sono le metodologie utilizzate per la conservazione degli alimenti utilizzando un procedimento di tipo fisico. E quindi abbiamo visto l'utilizzo della temperatura, sia temperatura in senso positivo, quindi con la pastorizzazione o la sterilizzazione, ma sia l'utilizzo della temperatura con temperature negative. Sia ben chiaro che evidentemente l'utilizzo delle temperature positive garantisce l'eliminazione dei microrganismi. Con una sterilizzazione o processi UHT noi siamo in grado di garantire l'eliminazione totale sia di microrganismi che sia delle eventuali spore ci fossero. La pastorizzazione non garantisce l'eliminazione delle spore, né tantomeno garantisce l'eliminazione totale di una gran parte dei microrganismi. Si parla di circa 90-95%. Successivamente siamo passati al trattamento invece col freddo. Sicuramente il trattamento col freddo è in grado nelle diverse forme di garantire le caratteristiche, magari garantire meglio le caratteristiche organolettiche, però non garantisce evidentemente l'eliminazione dei microrganismi, che se il prodotto in origine risultava contaminato, lo risulterà anche dopo il trattamento. Sicuramente interessante fra le diverse forme di trattamenti col freddo è la liofilizzazione. La liofilizzazione ha permesso di preservare, evidentemente, sempre andando a eliminare l'acqua, però non andando a rovinare il prodotto, abbassando la temperatura, di garantire al prodotto le caratteristiche organolettiche. Che una pastorizzazione non ben condotta o un congelamento non ben condotto non riescono a garantire. Magari forse una surgelazione sì, in quanto le temperature vengono abbassate così velocemente che quindi non si dà il tempo al prodotto di degradarsi, in quanto si possono avere nucleazione di molecole di acqua, cristalli di ghiaccio velocemente. Quindi dobbiamo spostarci verso una liofilizzazione. Interessanti sono anche il processo di osmosi inversa, che tra l'altro garantisce evidentemente una diminuzione della quantità di acqua e quindi un abbassamento dell'acqua libera nel prodotto. Nella giornata di domani in realtà passeremo a trattare quelli che sono i processi chimici di conservazione degli alimenti, con l'aggiunta evidentemente agli alimenti di conservanti o altri prodotti tali da abbassare l'attività microbica, passeremo a trattare anche i processi biologici che possono far sì che ci sia un aumento magari del pH e quindi tale da eliminare buona parte dei microrganismi. Tra quelli che utilizzano evidentemente i trattamenti chimici, sicuramente da ricordare processi di salatura, processi in cui viene aggiunto l'alcol, processi in cui viene aggiunto evidentemente l'olio. Quindi che cosa altro dire? Siamo passati poi a parlare un attimino di quelli che sono i composti che servono per la disinfezione dei prodotti, che possono essere condotti anche con l'utilizzo di alcune molecole, quali possono essere il cloro, l'ossido di etilene, quelle che può essere sali di argento, sali di rame, eccetera. Allora, per quanto riguarda quindi inoltre nella giornata di domani passeremo a
a trattare il discorso dell'autocontrollo nell'attività alimentare. Il discorso dell'autocontrollo in realtà è un discorso che parte da molto lontano, perché in realtà tutti i sistemi che stiamo, le strategie che stiamo utilizzando partono da una condizione in cui già il problema in un certo senso si è verificato. Una contaminazione del prodotto ci significa qualcosa che già è avvenuta a monte e noi siamo lì a riparare con la temperatura, con un trattamento chimico, un trattamento biologico il danno. Invece l'autocontrollo parte da un problema più a monte e quindi dire cerchiamo di fare bene le cose a monte in modo da evitare che ci sia poi questa proliferazione microbica. E quindi questo ci permetterà poi di portarci a trovare i punti critici in un'attività alimentare in modo da evitare che noi ci si possa trovare in quelle condizioni di criticità. Bene, io direi che per oggi può anche bastare, va bene? Prego.